Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Oggi parleremo di un disturbo molto diffuso tra quelli che più spesso ci inducono ad andare dal medico o al pronto soccorso. Sotto la nostra lente di ingrandimento ci sono le vertigini che possono impedire anche le normali attività quotidiane. E allora, quanto è importante riconoscerle e curarle? Lo chiediamo al nostro esperto. Buongiorno e bentornato nei nostri studi al dottor Franco De Carlo. Buongiorno, Buongiorno. dottore. Dottor Franco De Carlo, specialista in otorino-laringoiatria, casa di cura Spatocco di Chieti. Le chiedo subito, che disturbo è la vertigine, dottore? Beh, la domanda è sicuramente quella che prima viene detta, ma è un disturbo intanto molto frequente, quindi pare che il 5-6% dei pazienti che vanno dai medici hanno questa affezione. E dopo i 40 anni anche il 40%. Definire la vertigine, possiamo fare una prima distinzione tra vertigine e capogiro. La vertigine è un senso di rotazione che può essere dell'ambiente circostante, quindi diventa vertigine oggettiva, e poi parleremo anche della differenza fra le varie forme, come anche cause patologiche, quindi. E poi abbiamo la vertigine soggettiva, dove il paziente si sente girare, e poi abbiamo il senso di capogiro. Spesso i pazienti definiscono insomma, l'una con un termine, con un altro, insomma, e il medico deve cercare di interpretare. Questa è la prima difficoltà. E poi vedremo per quale motivo do anche dei consigli al riguardo. E il senso di capogiro è un senso di mancamento imminente, di perdita di coscienza, di senso di instabilità. E poi c'è anche l'oscillopsia. Oscillopsia è un'oscillazione dell'ambiente che, come uno si muove, vede l'ambiente che oscilla, e questo è un altro segno di patologia. Quindi, però prima di parlare di vertigine, parliamo dell'equilibrio. L'equilibrio è una funzione complessa dell'organismo, molto complessa, la funzione più complessa che c'è, perché coinvolge il cervello con la corteccia parietale occipitale che fa il movimento, ma poi c'è il cervelletto, c'è il tronco encefalo dove ci sono anche i riflessi, il cervelletto che controlla il movimento, che sia armonico, e poi c'è l'apparato vestibolare. L'apparato vestibolare con i canali semicircolari che servono alla percezione del movimento rotatorio e sono tre secondo i piani dello spazio. Lo ricordiamo in geometria, ecco, alla scuola, i tre piani dello spazio. Ebbene, madre natura saranno miliardi di anni che ha creato questo particolare anatomico, secondo i tre piani dello spazio, per cui qualsiasi movimento del capo viene percepito. Ma poi nel labirinto vestibolare ci sono anche le bilancine, che sono le macule. Queste macule sono quattro, due per lato, sono verticali e orizzontali, servono per la percezione del movimento oscillatorio, destra e sinistra, avanti e indietro, e permettono la stabilità, perché sono collegate ai muscoli del collo e ai muscoli del corpo, ai muscoli posturali. Ma non ho finito. Insieme al labirinto membranoso, quindi corteccia, labirinto membranoso, ci sono anche gli occhi. Gli occhi sono indispensabili perché permettono di relazionare il nostro corpo con l'ambiente, permettono di, addirittura, se si ha una buona messa a fuoco, anche di stabilizzare il nostro organismo, il nostro corpo. E quindi è importantissimo per l'equilibrio anche la vista. E poi abbiamo il corpo. Beh, certamente il corpo deve parlare al cervello. Il cervello non può condurre il corpo se non ha idea precisa, istante per istante, di come sta il corpo, di come si muove e del rapporto con l'ambiente e soprattutto con il suolo. Quindi si capisce che la vertigine è un qualcosa di aspecifico, e questa è la prima cosa che io dico ai miei pazienti. Dico che la vertigine non è una malattia, ma è un sintomo di tante malattie.
Ecco perché è molto complesso. Tante malattie, immaginate voi le malattie degli occhi, dell'orecchio, del cervello e anche del corpo, e quindi ogni vertigine ha una sua manifestazione, ogni malattia ha la sua manifestazione, forma acuta, forma cronica, forma evolutiva e così via. Vogliamo definire nello specifico equilibrio, vertigini e capogiri, dottor De Carlo? Sì, nello specifico già dicevo prima che la vertigine è la rotazione, capogiro è un senso di instabilità che in inglese viene anche definito dizziness, senso di questo è il capogiro, e poi l'oscillopsia, come ho detto prima, certo, l'oscillazione dell'ambiente. E le forme, e questa è un'altra cosa, siccome è estremamente complessa la manifestazione di questa patologia, di queste patologie, è chiaro che il paziente non riesce a descrivere nei termini corretti il suo disturbo. E ecco perché, e questa è la seconda raccomandazione, la seconda affermazione importante, infatti questa trasmissione che devo ringraziare Teotto che mi permette di parlare di questo, di cui io mi parlo, cioè parlo e mi interesso dall'83, e tengo presente che dagli anni 80 è iniziata la vestibiologia moderna in Italia, perché l'evoluzione è stata in Francia ai fine anni 70 e poi in Italia con la scuola di Firenze da cui vengo, e per quanto riguarda la vestibiologia, e poi praticamente c'è stata tutta l'evoluzione. Quindi la diagnosi è possibile solo se il medico, certo, prende coscienza di tutti gli aspetti di queste forme di vertigine, che sono estremamente varie. È difficile diagnosticare una vertigine, dottor De Gallo? Quali le tecniche diagnostiche? Bene, come sicuramente, ecco, come dicevo prima, il paziente deve venire possibilmente in fase acuta, magari appena passata la fase con nausea, vomito, incapacità a muoversi, ecco, appena passato quello, anche se ha una vertigine nel movimento, però che è sopportabile, deve andare dal medico o specialista. La diagnosi viene fatta studiando prima di tutto il paziente stesso, quindi l'anamnesi, cioè il racconto di quando si è manifestata questa vertigine, da quanto tempo dura, se vede girare, come dicevo prima, o si sente solo instabile, se ha problemi diciamo nella coscienza, se ha difficoltà nel pensiero, se ha degli acufeni, della cefalea, queste sono cose molto importanti. Questo, insomma, anche la stessa perdita di udito, sono tutte domande che il medico deve fare con l'anamnesi, e il professore di Firenze, il professor Pagnini, mi diceva appunto che l'anamnesi già permette al 60% di fare diagnosi. E poi si passa allo studio del nistagmo. Il nistagmo è un movimento particolare degli occhi che è involontario, e lo studio del nistagmo già permette di capire e di fare una distinzione tra vertigine centrale e periferico. Il nistagmo periferico è un nistagmo che può essere pluridirezionale, ma sempre definito, con una latenza, può avere una latenza, può avere in genere una durata limitata, rispetto a quello centrale che invece è molto vario. Chiaramente, ecco, questa è un'altra affermazione che devo fare, e questa è una trasmissione rivolta al pubblico, quindi non posso usare dei termini molto tecnici perché altrimenti non è difficile seguire. Diciamo, è molto semplice, in modo molto semplice, il nistagmo è estremamente vario, non ha una direzione precisa, quello centrale, di centrale parlo naturalmente del cervello, e quindi ecco, già lo studio del nistagmo permette di capire l'origine, va bene, insieme all'anamnesi. E poi si passa il nistagmo stesso può essere evocato da alcune manovre, per esempio sul lettino operatorio, sul lettino da visita, dal bedside examination, quindi si fa questo studio del nistagmo, evocato e anche provocato con gli esami strumentali di cui parlerò dopo.
ma prima ancora dello studio del nistagmo si vede, si esamina il paziente in posizione eretta, facendo dei movimenti particolari che non sto naturalmente a elencare, però da questo si vede se tende a cadere da un lato, se ha una instabilità, se ha per esempio una atassia. La atassia è già indice di una patologia centrale. E poi ci sono gli esami strumentali. Gli esami strumentali sono tanti. E, devo dire che c'è stata una buonissima evoluzione. Qualche anno fa avevamo l'otocalorimetro, la sedia pendolare, l'esame stabilometrico che permette di esaminare alcune patologie, e poi i potenziali evocati, eccetera, oltre che l'esame audiometrico. Bene, oggi abbiamo i CVEMPS, cioè i cervical VEMPS, ocular VEMPS, che permettono di esaminare le bilancine, che come abbiamo visto possono essere causa di senso di instabilità. E poi abbiamo i VHIT, cioè un sistema che permette di esaminare il funzionamento di tutti e tre i canali e quindi capire quale di questi canali che è deficitario. E oggi è anche possibile un'altra cosa, per esempio si è capito che le celluline, le cellule ciliate delle macule, anche delle ampolle, dei canali semicircolari, come diremo un po' nel tecnico, sono sensibili alle diverse frequenze, quindi le ciglia non hanno la stessa sensibilità alle varie frequenze del movimento. Allora c'è un'attrezzatura che veramente di pochi anni fa, questa attrezzatura permette di vedere quali sono le ciglia, cioè qual è la frequenza che è deficitaria di stimolo, e permette di fare poi una riabilitazione, di cui parleremo dopo, che è preparata per quelle frequenze, d'accordo? In modo di avere un compenso, perché magari VHIT è negativo, e quindi risulta che comunque risponde il canale, però non a tutte le frequenze. Quali sono le cause più frequenti? Questo è un argomento estremamente vario. Chiaramente passiamo alle forme periferiche, che sono quelle più frequenti fortunatamente, perché sono anche quelle meno pericolose, però abbiamo sicuramente la canalolitiasi, e cioè il famoso calcolino, che ora tutti chiamano calcolino, ma in realtà è un'otolita, che entra in un canale e quindi crea un senso di vertigine, e questa è un'altra affermazione molto importante, e cioè che stiamo vedendo un video, esattamente lì si vede proprio il calcolino che si muove e genera un movimento degli occhi. Un'affermazione importante è che i canali semicircolari sono tre e ogni canale è collegato a due muscoli degli occhi, per cui praticamente i muscoli degli occhi sono sei. Il medico specialista, guardando gli occhi, capisce dove sta il problema, e anche in grado di capire quali sono le manovre giuste per far uscire il calcolino dal canale. Quindi questo è molto molto importante. Ecco perché bisogna venire in fase acuta, perché il medico si rende conto di dove sta il problema, e poi di fare le manovre giuste, ma soprattutto venire in fase acuta significa anche che il calcolo non ha il tempo di percorrere tutto il canale e andare nella parte ampollare dove non c'è l'uscita, e quindi altrimenti diventa molto più complessa la manovra. Che è quello che stiamo vedendo. Esattamente, quindi si fanno poi le manovre, e poi di queste ne parleremo nelle cure. Sì. Sono manovre riabilitative, cioè liberatorie. E poi abbiamo praticamente, oltre la vertigine posizionale, da posizionamento, il termine più tecnico, che è il movimento appunto di questi calcolini, che calcolini che abbiamo tutti. Abbiamo tutti, quindi questi calcolini sono niente meno che dei pesini che stanno sopra le bilance che ho detto prima, le macule. Perché queste macule sono estremamente piccole, non è vero che non si vedono neanche la risonanza, ma sono estremamente piccole, che non si muovono col movimento del capo, non si muoverebbero senza calcolini sopra. Quindi questi calcolini ci devono stare, ce li abbiamo tutti. Bene, allora quando si staccano, e le cause sono tante, traumatiche, predisposizione, carenze di vitamina D, problemi microcircolatori e così via,
quando si staccano possono entrare in uno di questi canali e dare una vertigine positiva. Quella è più frequente, e diciamo che il 30% del vertigine è questa, e perché fortunatamente, soprattutto perché il paziente dopo le manovre esce da, magari con un certo squilibrio, perché è normale lo squilibrio, perché è lo squilibrio? Perché intanto la vertigine che si provoca può dare fastidio, ma soprattutto perché la bilancina che ha perso il calcolo non funziona più. Per cui il cervello, che sente, percepisce tutte le nostre le sensazioni necessarie per l'equilibrio, da un lato percepisce un funzionamento, dall'altro lato la bilancina non funziona perché ha perso i calcoli. Poi abbiamo tra le vertigini periferiche le neuriti. Io stesso, e da qui mi è venuta la passione, da bambino ho avuto la neurite post-varicella, una vertigine che si è verificata diverse volte quando diminuivano le difese immunitarie, come in caso di influenza, eccetera, e avevo queste crisi vertiginose che duravano ore. Ebbene, la diagnosi chiaramente non è stata fatta allora, è stata fatta in secondo tempo, va bene, però questa è la neurite, è un'altra patologia molto frequente, anche le microangioiti virali, dove si può avere la chiusura di un vasiliene, quindi la parte dell'orecchio che va in praticamente degenera per la mancanza dell'arrivo del sangue, e quindi si può avere poi successivamente una canalolitiasi, per cui il paziente alla vertigine iniziale si sovrappone anche questa, certamente non è piacevole, però la diagnosi è presto fatta. E poi abbiamo la malattia di Meniere, che è estremamente frequente, e questa può avere, c'era il professor Celestino Buonanima, che chiaramente parlava nei congressi, che aveva trovato addirittura una ventina di cause, quindi immunitarie, tossiche, allergiche e così via, ma l'idrope è la causa più frequente, cioè un aumento della pressione dei liquidi interni all'orecchio, si fa sempre la risonanza perché ci possono essere degli ostacoli al flusso dell'endolinfa, l'endolinfa che va poi nel cranio. E questo va bene, la Meniere si può curare con delle terapie opportune, come per esempio la dieta, come i diuretici e così via. E poi abbiamo sempre per le forme periferiche sicuramente la labirintite, tutti vengono con questo termine labirintite, labirintite significa perdita di un vestibolo ma anche perdita dell'udito. E questo è chiaro una causa infiammatoria. Tra le cause oculari, questa è importante, la perdita del visus. C'è una signora che è venuta, me la ricordo perché è praticamente tutto negativo, alla fine dice: ma lei vede proprio bene, che non mi aveva detto nulla, ma veramente a un occhio non vedo più tanto bene. Basta, è un inizio di cataratta, già dava un senso di squilibrio. E poi ha risolto con l'intervento. E poi per quanto riguarda gli occhi, una cosa molto importante, quando si fa gli esami si guarda soprattutto il movimento degli occhi. Perché? Perché chiaramente, a parte il nistagmo, ci sono dei movimenti oculari che non sono propriamente periferici. E quindi ecco il cover test, per esempio, che abbiamo dei movimenti oculari che sono particolari e sono dovuti a patologie centrali. E quindi anche questo viene fatto con questo cover test. E poi i test di inseguimento, test di fissazione, test di lateralità e così via. Questi sono, se sono patologici, sono centrali. E quindi permette già una diagnosi e poi naturalmente orientarsi negli esami specifici. Poi abbiamo la patologia del corpo. Questa è molto importante e estremamente frequente. Molti pazienti confondono la vertigine rotatoria, quindi quella oggettiva, e dice: ah, mi fa male il collo, deve essere quello. In realtà non è esattamente così, perché il collo non ha alcun collegamento con gli occhi. Quando c'è l'oggetto che si muove, si muovono gli occhi e non è mai il collo, è l'orecchio che ha i suoi collegamenti nervosi con i muscoli oculari, come ho detto prima. E in realtà è un problema, quella del corpo, è una vertigine soggettiva il più delle volte, o senso forte di instabilità, che però è legata a un'alterazione della percezione del corpo da parte del cervello. Cioè il cervello deve avere uno schema corporeo preciso, istante per istante, che deve confrontare con le altre sensazioni, quelle vestibolari e quelle visive. Se gli schemi non coinbaciano, il cervello può avere un attimo di allarme
E infatti è stata molto brava una paziente di tanti anni fa che mi diceva: signora, dottore, è come se a un certo punto si chiudesse un interruttore, quindi un attimo di un disequilibrio, e quello è proprio un segno di alterazione della propriocezione. Le forme invece, quindi, sono forme di breve durata, il paziente prende subito coscienza; le forme continue sono invece centrali. E quindi questa è una distinzione molto importante. La vertigine soggettiva, dove il paziente non vede girare ma ha un senso di instabilità, è una vertigine aspecifica che richiede degli esami e molta attenzione da parte del medico. Molta attenzione, perché è una vertigine aspecifica. Certo. Va bene, può avere tante cause anche molto importanti, come per esempio parliamo adesso delle forme degenerative neoplastiche. Anche nelle forme periferiche abbiamo il neurinomi, oppure le neoplasie che riguardano i nuclei vestibolari stessi, che sono nel tronco encefalo. Quindi nelle forme centrali abbiamo le forme neoplastiche, le forme degenerative, che sono anche frequenti purtroppo, possono capitare anche nei bambini. Parleremo magari, se abbiamo tempo, anche delle patologie dell'infanzia. E poi abbiamo le forme vascolari, le forme dismetaboliche, come per esempio un'ipoglicemia, e le forme cardiocircolatorie. Quindi se al cervello non arriva l'ossigeno abbastanza, può avere un attimo di squilibrio. Certo. Questo capita nell'anziano che, per esempio, si alza già da seduto in piedi e avverte una certa difficoltà nell'equilibrio. Siamo quasi in chiusura, abbiamo tempo per parlare sicuramente delle terapie. Dottor De Carlo, come si curano queste? Allora, praticamente colgo anche l'occasione per parlare dei bambini. Nella diagnosi dei bambini bisogna vedere l'età. Ecco, il bambino c'è un riflesso vestibolo collico, per cui il bambino non ha un buon controllo del collo, che deve già svilupparsi nei primi 6 mesi di vita, 4-5 mesi di vita. Poi c'è il bambino che riesce a stare seduto entro 6 mesi, deve essere in grado di mantenere la posizione seduta, e lì entra anche il vestibolo, e poi è il controllo del corpo. E poi il bambino che a un anno non riesce a stare in piedi, anche se è aiutato, d'accordo? O il bambino che a 2 anni non riesce a camminare e controllare bene il movimento, oppure che non ha un buon controllo dei muscoli, della motilità degli arti anche superiori. Ecco, tra le patologie del bambino ricordo la vertigine parossistica benigna, che è dell'infanzia, che può essere indice per esempio di una forma iniziale epilettica, oppure della forma emicranica. Tra le patologie centrali c'è anche l'emicrania, che è estremamente frequente, e la vertigine può essere l'aura, cioè precedere l'emicrania, il mal di testa. L'emicrania ha una caratteristica sintomatologica particolare, un mal di testa pulsante, e quindi la vertigine può precedere l'emicrania, può essere concomitante all'emicrania, d'accordo? O addirittura può essere equivalente, cioè a un certo punto il paziente che soffre di mal di testa da una vita non ha più mal di testa, ma ha la vertigine. E quindi il medico deve poter indagare anche questo per poter stabilire la cura, che è una cura per l'emicrania. E poi per i bambini ci sono anche le forme involutive, quindi dove non c'è stato un buon sviluppo, per esempio, dell'organo stesso dell'orecchio. A proposito di questo, abbiamo un'altra forma di vertigine periferica, quella delle deiscenze. Viene chiamata anche la sindrome di Minor, che è molto frequente, e dove praticamente abbiamo una finestra nel canale semicircolare superiore più spesso, e dove praticamente il paziente avverte uno sbandamento ai suoni molto intensi, oppure se soffia il naso o fa uno sforzo, avverte uno sbandamento. Addirittura si può avere anche nella deglutizione, può avere questo disturbo dello squilibrio. E la cura è sia quella delle manovre liberatorie per quanto riguarda le vertigini periferiche, e poi le cure farmacologiche dipendono dal tipo di patologia. Questa è un'altra affermazione che ho detto prima, che il paziente non può pretendere, proprio questo video, non può pretendere una terapia che ridia l'equilibrio di prima. E se c'è un deficit, quel deficit non è recuperabile, perché c'è stato un danno,
nel sistema dell'equilibrio, per esempio nell'orecchio, e allora bisogna compensare. E il compenso non avviene con i farmaci possono essere di aiuto, bisogna fare la riabilitazione. E questo il paziente specialmente si scoraggia perché ci vuole tempo, perché è anziano, fa fatica, eccetera, eccetera, chiaramente è un po' deludente. Però la riabilitazione è l'unica cosa, cioè il cervello deve essere in grado di controllare il corpo con quella parte del sistema dell'equilibrio che funziona. Altrimenti non riuscirà mai con i farmaci sono per l'equilibrio sono come l'aspirina per la febbre, sono dei calmanti, calmano il sintomo, ma non sono curativi. E così per la Meniere, dicevo prima, la dieta, ci sono dei farmaci per la microcircolazione e così via, e poi abbiamo chiaramente per le varie patologie delle cure specifiche, però soprattutto ci tengo alla riabilitazione perché questa è alla base. E poi ci sono queste nuove tecniche riabilitative che dipendono dal tipo di danno. Ecco, per quanto riguarda la propriocezione, per la terapia degli occhi, chiaramente rimandiamo tutto agli oculisti, per quanto riguarda la propriocezione invece c'è il rilassamento muscolare, la cura della postura e la riabilitazione propriocettiva. Quindi abbiamo la riabilitazione propriocettiva, cioè il cervello deve prendere la padronanza del corpo, riprendere la padronanza del corpo, il controllo del corpo, rilassando i muscoli, curando le cause favorenti questa muscolotensione. La cervicale di per sé non dà vertigini, a meno che non è la tensione muscolare dal collo coinvolge tutto un lato del corpo. Non dimentichiamo le catene muscolari posturali che possono partire anche dal piede, per esempio un piede che non poggia bene può dare anche un mal di testa, per esempio, per le catene muscolari posturali. E allora bisogna curare la postura, rilasciare i muscoli e fare poi la riabilitazione propriocettiva, che è diversa da quella vestibolare. Quella vestibolare c'è il deficit che il cervello deve compensare con le manovre. Come? Sentendo la vertigine. È chiaro che dopo le manovre uno sta peggio, sta male, si sente disturbato, ma è normale, no? E se vado a stimolare la vertigine il paziente si sente male, ma se non stimolo la vertigine, infatti i farmaci che calmano la vertigine nella riabilitazione non possono essere dati. Bisogna dare dei farmaci invece che stimolano il cervello, non che lo sopiscono. Ecco. E come riabilitazione, questo è importante, poi chiaramente nella neurologia si manda al neurologo per quanto riguarda la diagnosi e la cura. Mi ricordo un bambino piccolino che aveva andato da una cara amica, e praticamente questo bambino aveva le vertigini, bambino bellissimo, un angelo, e mi commuovo solo a pensarci. Bene, adesso chiudi gli occhi, cammina. E aveva un andamento atassico, così a occhi chiusi. Non è normale, bambino di 3 anni e poco più. Guardo gli occhi avevano un andamento completamente disarmonico. La forma periferica è armonica, quella centrale è disarmonica, non sto a entrare nei particolari. Ebbene, questo bambino con la risonanza è venuto fuori una patologia neoplastica, curata con un intervento chirurgico a 12 ore di Bambino Gesù, poi è stato riabilitato, il bambino, Dio lo benedica, è benissimo, ha recuperato, va a scuola e tutto quanto. Quindi ecco l'importanza della vertigine, dell'esame vestibolare che deve essere condotto in un certo modo per avere una certa diagnosi e poi poter fare le cure giuste. Grazie al dottor Franco De Carlo, quindi si risolve il problema vertigini. Sicuramente si può fare la diagnosi, bisogna però avere fiducia e poi devo fare delle piccole raccomandazioni. Fiducia, siamo in chiusura, raccomandazioni, 30 secondi. Queste sono le vertigini, venire in fase acuta e poi essere molto più pazienti e fare tutte le cure necessarie. Ma se il paziente ha improvvisamente cefalea, diplopia, difficoltà nella parola, difficoltà nel deglutire, scoordinamento, non sbandamenti, ma scoordinamento nel movimento, è una forma acutissima, va portato subito al pronto soccorso. Perfetto. Grazie al dottor Franco De Carlo, specialista in otorinolaringoiatria, casa di grazie Grazie a lei. Chieti, grazie per essere stato grazie con noi. A grazie a lei, grazie a Rete 8. Grazie. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione. Vi ricordo l'indirizzo di questa trasmissione, lo leggete in grafica, salute@rete8.it, siamo a disposizione
per qualsiasi consiglio o qualsiasi suggerimento anche di argomenti da trattare. Vi ricordo che anche questa puntata di Medicina Facile, come centinaia di altre sia di Medicina Facile che di Pronto Medicina Facile, la troverete, sarà consultabile e consultabile su YouTube Rete 8 Salute. Grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo la prossima settimana, stessi orari, ma naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie e arrivederci.